Calder si è oggettivamente formato negli Stati Uniti e per di più da figlio d'arte e nipote d'arte, sia il padre sia il nonno, entrambi chiamati Alexander Calder, il nonno Alexander Milne Calder, il padre Alexander Sterling Calder, furono scultori di una certa rinomanza, ma Sandy non ha nessuna intenzione di seguire le orme del padre o del nonno. Tanto che inizialmente non si iscrive a una scuola d'arte, ma si iscrive a una facoltà di ingegneria, dove si laurea. Dopo il diploma fa, come tanti intellettuali americani, mille mestieri, qualcuno anche connesso all'ingegneria, ma non tutti, e approda infine, su consiglio del padre, qui ci vuole, all'Art Students League di New York, gloriosa istituzione educativa d'avanguardia, dove studia con John Sloane, il principe dei pittori della vita moderna americani. Un padre scultore, studi da pittore con Sloane e altri artisti di tradizione realista moderna. Un briciolo d'esperienza nella caricatura e nelle vignette, e più in generale nel disegno, con questo bagaglio, Calder approda per la prima volta a Parigi, nel 1926. Uno dei due motivi principali per cui è, in fondo, abbastanza difficile individuare lo specifico americano dell'arte di Calder è il fatto che abbia trascorso periodi così lunghi e importanti a Parigi, prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Giunto a Parigi, allora Calder sviluppa la sua propensione per la linea sintetica e spiritosa. In sculture di filo di ferro, disegna al tratto declinati nelle tre dimensioni. Alcuni di essi sono la parodia divertita della scultura accademica. Dietro tutto questo grande affare con il filo di ferro stanno acquisizioni di fondamentale importanza, non solo per Calder, ma anche per il futuro della scultura, scusate la ripetizione, del secolo XX. Anzitutto l'idea di una scultura fatta non di masse, ma di superfici dotate, queste ultime, di una specifica epidermide o texture attraverso cui reagire alla luce. Si tratta invece di una scultura fatta solo di segno, né modellata né scolpita, ma ottenuta attraverso la curvatura e la saldatura. È una modalità eterodossa, totalmente nuova, di far scultura. Un secondo elemento che va sottolineato, ancor più un marchio di fabbrica di Calder, e qui sì che una primogenitura inter pares gli viene universalmente riconosciuta, è quello del movimento, il contributo più originale di Calder alla già innovativa dimensione del movimento in scultura è quella del movimento aleatorio, indotto da circostanze non controllabili né direttamente né completamente dall'artista. A ruota, Calder inventa i mobile sospesi, quelli che si muovono aleatoriamente, lo si è detto, attivati da una corrente d'aria, da un colpo di vento, dal soffio. I mobili di Calder raccolgono movimenti indotti dalla forza di gravità e attivati dalle correnti d'aria.